Buongiorno a tutti. L'associazione ambientalista Amico Giardiniere ieri, domenica 5 settembre, ha organizzato una pulizia dei rifiuti plastici alla volta di Caromanna. L'area che è stata interessata dall'ottantina di volontari che si sono impegnati, questa volta è stata quella dal lato Laguna, dalle parti della Madonnina. I volontari, appunto un'ottantina di persone, sono arrivati oltre che da Chioggia, anche da Venezia, da Padova e da alcuni comuni limitrofi, facendo convergere in questa riserva naturale le maggiori associazioni ambientaliste del territorio. Oltre all'associazione organizzatrice, erano presenti infatti i Venice Goals, la cooperativa Vampa, il progetto Laguna Pulita, i Green Bay, oltre ai Retake di Padova, che alle iniziative accorrono sempre molto numerosi, con volontari che sono una vera e propria forza della natura. Al termine della mattinata i 270 sacchi messi a disposizione dalla Veritas e dai volontari erano esauriti e le barche hanno dovuto fare più viaggi per portare sul luogo di ritiro non solo i sacchi raccolti, ma tutto il materiale sfuso recuperato, tra cui materassi, cavi anche di acciaio e una tanica da una ventina di litri di olio piena. Ma quello che fa più impressione, a parte i chili di polistirolo e tutto il materiale che non dovrebbe essere abbandonato in un'oasi naturalistica e tanto peggio in una riserva naturale, quello quale è appunto Caroman, è che camminando senti le bottiglie scricchiolare sotto i piedi, nonostante quello che vedi sotto i piedi sia sabbia e sia erba. Erano presenti alla raccolta ben 3 candidati alla carica di consigliere comunale per le prossime amministrative, a dimostrazione che l'ambiente non è e non deve essere un argomento portato avanti solo da una fazione politica, ma la sua cura deve essere un punto che unisce tutti, perché riguarda tutti e tutti devono impegnarsi per il suo benessere. Nonostante tutti gli sforzi che vengono fatti perché l'ambiente venga valorizzato, ci sono aree anche a poche centinaia di metri dal centro che vengono utilizzate come discariche. Un esempio è via Barbarigo, la stretta strada che porta ai campeggi, dove qualcuno ritiene utile e intelligente buttare i propri rifiuti sulla canaletta che costeggia la carreggiata. Qui, oltre a rifiuti sparsi, tra cui le sempre presenti cassette di polistirolo, anche un canottino, proprio dove si affacciano i bidoni. In questi casi gli stessi operatori ecologici dovrebbero avvisare Veritas del problema e richiedere un intervento extra. E siamo certi che ciò venga fatto e che ora sia soltanto una questione di organizzare l'intervento. In ogni caso si spera che il cittadino che ha avvisato, che ha avvistato la situazione dopo averla pubblicata sul web, abbia informato anche l'azienda dei servizi ambientali, in modo da dare delle informazioni di una situazione di cui forse era all'oscuro. I giardini pubblici di Piazzale Italia continuano ad essere uno dei punti di ritrovo di gente a cui poco importa se l'orario non è consono, se i cancelli sono chiusi e se di fatto alle 10 di sera non vi si possa accedere. Anche la tarda sera di venerdì verso le 22 il cancello di accesso era aperto e al loro interno veniva ravvisata la presenza di persone in atteggiamento ambiguo. L'amministrazione comunale è conscia che i giardini pubblici siano meta di vandali, di ragazzi o di persone meno giovani che provocano danni rompendo le giostrine o ciò che arriva loro a tiro. Nonostante ciò non sembra che vengano presi seri provvedimenti. Quando in occasione degli atti vandalici sui bidoncini dell'anello dell'Usenzo abbiamo sollecitato ad attivare le telecamere, abbiamo avuto una rivelazione quasi divina nell'apprendere che le telecamere c'erano, erano funzionanti e hanno quindi permesso di identificare la persona autrice degli atti vandalici. In questo contesto, negli ultimi tempi, i giardinetti hanno subito più volte atti distruttivi verso gli arredi o gli accessi. Abbiamo sempre richiesto che venisse attivato anche qua un impianto di videosorveglianza in modo da individuare i colpevoli. Ma questa volta da parte dell'amministrazione non sta arrivando nessuna rivelazione divina. Non sembra ci siano telecamere a controllare l'area, non sembra di sentire nessuna voce a riguardo, solo un silenzio rassegnato, come se la cittadinanza dovesse abituarsi al fatto che ciò accade, continuerà ad accadere, nessuno potrà o vorrà fare nulla per risolvere la situazione.
Non crediamo che la cittadinanza decida di rimanere succube verso un simile atteggiamento da parte di alcuni elementi. Lo dimostra il fatto che le segnalazioni fioccano alla redazione di Chioggia Azzurra, quando si notano nei pressi dei giardini persone in atteggiamento sospetto. Vorremmo che questo atteggiamento di denuncia diventasse proprio anche dell'amministrazione comunale, se non questo ormai in dirittura di arrivo della prossima, in modo che si prendano provvedimenti per arginare questa situazione di degrado. Nonostante si sia a fine stagione e nei giorni scorsi sia stato individuato un deposito utilizzato dai venditori abusivi per dare rifugio alle proprie merci, con il sequestro di oltre 43.000 articoli, i venditori abusivi continuano a farsi beffe delle forze dell'ordine, preparando i propri banchetti sulla battigia. Ricordiamo che sono anche gli acquirenti a commettere reato, ad alimentare con i loro acquisti un mondo legato alla criminalità anche organizzata. Nei commenti sul post pubblicato da Chioggia Azzurra c'è chi non crede che acquistare merce dai venditori abusivi sia un reato, eppure così. I venditori abusivi vendono merce contraffatta. Mi auguro che nessuno creda che la borsa di Yves Saint Laurent o quella delle Fendi, su quel telo sporco buttato in mezzo sulla sabbia e non in boutique, sia originale. È un falso, quindi si tratta di merce contraffatta. Nel caso della contraffazione ci sono conseguenze negative per chi vende ma anche per chi acquista. Quando viene acquistato un prodotto contraffatto da un abusivo non si fa più un reato penale, come accadeva una volta se lo si fa ad uso personale. Il reato è stato derubricato dalla Cassazione ma si deve comunque pagare una sanzione. Tra l'altro se qualcuno acquista un prodotto palesemente falso per sé commette un reato, ma se afferma invece di averlo acquistato per regalarlo viene condannato per un reato ben peggiore. Inoltre, di peggior fattura è il falso, meno rischi si corrono, questo sia per il venditore che per l'acquirente. Per cui attenti ad acquistare merce dai venditori abusivi, correte comunque un rischio. Ieri sera verso le 22, all'altezza della piccola rotonda in via Nicolò de Zeno, il conducente di un'autovettura riteneva erroneamente di essere a un provino per Fast and Furious 11. Cercando di passare il provino si sbizzarriva in tentativi di derrapata in testa a coda, senza tenere in considerazione di essere in una strada dove possono circolare altre auto, bici, moto o pedoni. Anche se vi fossero 1.000 vigili a disposizione della città, non sarebbero comunque sufficienti a controllare tutte le strade che ci sono nel territorio. Figurarsi se possono farlo gli agenti e i carabinieri a disposizione. Che i controlli scarseggino quindi è purtroppo un dato di fatto, ma mentre a questo potrebbe esserci anche un rimedio, all'idiozia di certe persone un rimedio non c'è. La situazione di potenziale pericolo che si crea quando una persona ritiene di essere in pista e non in una strada cittadina è enorme. Per tutelare la cittadinanza anche da persone che hanno così poca responsabilità, la necessità di un sistema di videosorveglianza anche capillare si fa sempre più urgente. Se non c'è la possibilità di presidiare le strade con persone in carne ed ossa, lo si faccia almeno con telecamere controllate da remoto. Se qualche casa intanto nell'area ha un sistema di videosorveglianza e sa dalla registrazione sia una remota possibilità di vedere la targa, sarebbe il caso di consegnarla alle forze dell'ordine che si regoleranno di conseguenza. Ieri mattina in centro storico davanti al municipio Lucio Tiozzo ha presentato la sua squadra dando la parola ai veterani del partito Barbara Penso e Jonathan Montanariello, i quali si sono espressi a sostegno di Tiozzo. Gli altri candidati per la carica di consigliere comunale sono stati presentati velocemente. Avranno tempo durante la campagna di farsi conoscere.
Jonathan Montanariello ha sottolineato l'importanza di queste elezioni comunali. La gestione della prossima amministrazione sarà una gestione difficile, sia per il periodo post-pandemico che per gli obiettivi che deve prefiggersi. Far ripartire la macchina comunale è un problema che evidenzia ora Montanariello, ma che è stato sottolineato su tutti i programmi visti finora. Un problema quindi molto avvertito e per il quale servono soluzioni. Riconosce Montanariello che la città è stata abbandonata a se stessa in questi ultimi anni. Egli non può che accettare questa sfida, afferma che non gli interessa il ruolo per il quale si è dimesso dopo aver ottenuto la carica di consigliere regionale, ma in una squadra di forte rinnovamento quali sono queste liste politica e civica che sostengono Lucio Tiozzo, non può esimersi anche per il suo ruolo in regione che può fare da collegamento. Il presidente del comitato No GPL Mario Gianni afferma che lo stesso comitato non partecipa affatto alle elezioni, nonostante il suo ex presidente Roberto Rossi si presenti come candidato sindaco e siano stati molti coloro che hanno partecipato attivamente al comitato a seguirlo in questa iniziativa politica. Il comitato, sostiene Gianni, ha un carattere civico, aperto e apartitico, fino dall'inizio della sua costituzione. Il fatto che alcuni membri abbiano deciso di partecipare a questa tornata elettorale non inficia la natura stessa del comitato, afferma Mario Gianni. Il punto di forza dello stesso, ribadisce, è la partecipazione di persone con diverso orientamento culturale, sindacale e politico. Quindi il comitato No GPL non solo non partecipa alle elezioni, ma non si identifica in alcuna lista civico di partito partecipante alle prossime elezioni comunali. Le precisazioni di Mario Gianni sono doverose e capiamo i dubbi che possono sorgere quando la figura rappresentativa di un comitato prende altre strade politiche, non riuscendo a recidere quel colore ombelicale che li unisce. Dubbi che possono essere rafforzati quando la stessa figura rappresentativa riporta con frequenza durante i suoi discorsi raffronti, nominando il comitato stesso come termine del confronto. Nel discorso di presentazione della lista di Energia Civica tenuta lo scorso 3 settembre in Cala Le Furlanette nella ciccheteria Nino Fisolo di Dario Ardizzon, l'ex presidente del comitato, ora candidato sindaco Roberto Rossi, ha nominato spesso il comitato No GPL, in più momenti prima di cominciare la presentazione del programma elettorale. Lo ha nominato affermando che nel comitato la maggioranza di persone attive era composta da donne, ripetendo quanto questo sia stato importante perché il comitato portasse lui stesso fino alla fine. Lo ha sottolineato nuovamente affermando quanto deve ringraziare le donne del comitato, l'ha evidenziato un attimo dopo sottolineando quelle che saranno le caratteristiche dell'esperienza politica rispetto all'esperienza vissuta nel comitato. Lo ha nominato nuovamente quando ha parlato del sistema sperimentato col comitato che è riuscito a mettere in campo la forza della cittadinanza. Ne ha parlato quando ha ricordato quanto sono state riempite le piazze dai cittadini che volevano risolvere la questione dei bomboloni. Durante la presentazione del programma Rossi ha nuovamente nominato il comitato parlando della fragilità della laguna. Lo ha citato nuovamente, allorché ha presentato Maria Rosa Boscolo, che con lui all'interno del comitato formava un binomio. L'esperienza vissuta insieme all'interno del No GPL è stata raccontata con dovizia di particolari, sottolineando l'importanza della presenza di entrambi per aprire quelle porte altrimenti chiuse. Arrivando a ricordare che come comitato avrebbero dovuto prestare Maria Rosa per una settimana all'amministrazione comunale per organizzare tutti gli incontri con i ministeri che l'amministrazione stessa da sola, a suo dire, non sarebbe stata in grado di ottenere. L'opera del comitato è stata quindi ricordata anche per la manifestazione tenuta a Roma. Il metodo di lavoro del comitato è stato quindi citato dalla Boscolo anche quando è stato presentato Davide Varagnolo come membro del comitato stesso. Lo stesso Davide ha ricordato l'esperienza maturata all'interno del comitato. Quindi, come fare a scindere il comitato No GPL dal movimento Energia Civica se nei primi 20 minuti scarsi di discorso il comitato è stato richiamato alla attenzione almeno una dozzina di volte? Non si può. Ma questa è una lama a doppio taglio. Favorirà i partecipanti alle elezioni in quanto Energia Civica verrà vista inevitabilmente come un ramo indivisibile dal comitato, il quale, nonostante tutto, vanta un successo tuttora non definito. Ma finirà per indebolire il comitato stesso, in quanto da apolitico agli occhi della gente sembrerà rappresentare una ben definita fascia politica in cui non è detto che tutti coloro che abbiano sostenuto vi si identifichino. Un trampolino di lancio per Rossi, ma un primo passo verso l'uscita di alcuni membri del comitato stesso.
In ogni caso, l'attività del comitato non GPL non è ancora conclusa. I bomboloni sono ancora dove erano e la Socogas, costruttrice, ha fatto ricorso alle decisioni prese. Pertanto le vicende e la vicenda è ancora al di là dall'essere conclusa. Ieri si è giocata allo stadio Ballarin la partita amichevole Union Clodian-Secchioggia Sottomarina contro il Ravenna Football Club. L'ingresso era gratuito ed era presente tutta la curva sud, anche se per ovvi motivi non occupava la curva ma un'area riservata della scalinata Lusenzo. Per accedere era indispensabile il Green Pass o il tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. Il risultato è stato negativo per l'Union, 1-2 per il Ravenna. Mister Andreucci voleva il confronto con una squadra forte, nonostante sia soddisfatto della squadra messa in campo nel primo tempo, quando questa era riuscita a mantenere un buon ritmo, riconoscendo di aver fatto più fatica però nel corso del secondo tempo, nel corso del quale la squadra avversaria è invece cresciuta. Una partita non tecnicamente impeccabile, con errori anche madornali, ma comunque dai forti toni agonistici. Era un amichevole, l'obiettivo resta il campionato, per il quale martedì si decideranno i gironi, fatti probabilmente a 18 squadre, anche se bisogna tenersi alle decisioni della federazione. Sabato scorso il Rally della Laguna Sud ha aperto la 10ª edizione di Chioggia Vela, rassegna per valorizzare il mare e lo sport della vela. La quasi totale assenza di vento, l'organizzazione è riuscita a salvare la regata, che ha visto aggiudicarsi la vittoria overall asiatico di Corrado Perini. La prossima gara si svolgerà sabato prossimo, 11 settembre, con la regata Barts Butt, che si svolge in contemporanea a livello mondiale per ricordare il velista scomparso tragicamente Andrew Simpson. Parteciperanno 63 nazioni, 1059 club velici, con una classifica che si aggiorna in contemporanea a livello mondiale. Domenica sarà la volta di Meteor Rosa, con equipaggi totalmente al femminile, organizzata dallo Yacht Club Padova. La flotta si ritroverà alla Darsena Le Saline alle ore 10, partenza della veleggiata alle ore 14, nel campo di regata antistante il Lido di Sottomarina. Due le classifiche che verranno aggiornate in tempo reale, una a vele bianche e una con skipper. Anche a Chioggia, presso Parco Commerciale Clodì, puoi acquistare il tuo mezzo di trasporto del futuro. I migliori prodotti del mercato e a costi contenuti. Per informazioni visita il sito www.motozone.it o chiedi informazioni via email info@motozone.it. Presso la Storia Beach si è concluso ieri il torneo nazionale di Round Net. Più di una ventina di squadre provenienti da tutta Italia hanno giocato una novantina di partite. Vincitrice è stata la squadra Bolzano Round Net. Per il fair play dimostrato è stata premiata la squadra TSIPS di Padova. Per la categoria mista uomo-donna ha vinto la squadra Cats Turbo. Per la squadra arrivata da più lontano il premio se l'è aggiudicato la Round Net Lecce. Il presidente dell'associazione italiana Round Net, Basso Daniele, si dice più che soddisfatto per questi due giorni Round Net, uno sport che nei prossimi mesi riscuoterà un grosso successo su tutto il territorio nazionale. Avviso da parte della Capitaneria di Porto di Chioggia. Al fine di accertare la disponibilità all'imbarco di numero 1 marittimo con la qualifica di direttore di macchina, è indetta la chiamata all'imbarco di marittimi in possesso del certificato IMU di cui alla regola
3/3, direttore di macchina su navi con apparato motore compreso tra 750 e 3000 kW o superiore con contratto collettivo nazionale di lavoro settore traffic GPL. I marittimi interessati in possesso di basic training in corso di validità potranno presentarsi entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 settembre 2021 presso l'ufficio armamento e spedizioni della Capitaneria di Porto di Chioggia, sita in via Maestri del Lavoro al numero 50. Cosa fare oggi? Gli eventi di oggi lunedì 6 settembre. Libri chiusi non aprono la mente, disse qualcuno, dalle ore 10 alle ore 13 presso lo yacht di Sottomarina è ancora aperto il prestito librario, un punto della biblioteca Sabbadino per prendere a prestito un libro. Per la settimana delle emozioni, indizi dal passato, si va alla ricerca di simboli antichi rimasti intatti a Sottomarina, un viaggio attraverso le trasformazioni del centro storico di Sottomarina guardando tradizioni, economia e folklore. Il tour passa da Calli e dai nomi particolari, arrivando ai Murazzi, ritrova alle ore 9. Durata un paio d'ore, il costo del biglietto 10 euro gli adulti, 5 euro i bambini dai 5 ai 9 anni, gratis i bambini più piccoli. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi è la farmacia San Michele in via Padre Emilio Venturini al numero 100, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti! Allora, siamo qua in strada Madonna Marina per un riferimento vicino alla celebre gelateria Sotto Zero che c'è qua. Nelle prossimità qua abbiamo Alberto, complimenti per questa nuova iniziativa, insomma che siete già operativa da qualche mese. Vedo diverse strumentazioni, cos'hai da proporre all'utenza? Grazie mille Andrea per essere qua, questa è appunto la mia lavanderia dove ci sono macchine e lavatrici di ultima generazione. Abbiamo due novità importanti, la cabina Afflet Wash per lavare gli oggetti dei nostri amici a quattro zampe, lavatrice e asciugatrice, e poi abbiamo una novità in assoluto, la nostra cabina igienizzante Automoclean, dove qui puoi sanificare ed igienizzare qualsiasi tipo di oggetto e di indumento per tutte quante le stagioni. Quattro programmi, 30-60 minuti per un abbattimento di spore, acari, batteri, virus. Senti, non ci crederai, ma proprio mia mamma qualche giorno fa mi ha detto: Andrea, ho una coperta, quella invernale, sai, un'imbottita da lavare. Gli ho detto, e gli ho detto: guarda, è vista la Madonna Marina e credo che facciano anche, se non sbaglio. Noi facciamo anche appunto il servizio di ritiro e consegna a domicilio per favorire i nostri clienti, e non c'è alcun sovrapprezzo, quindi siamo a disposizione 7 giorni su 7, dalle 7 alle 22, tutti i giorni dell'anno. Complimenti, mamma mia, che orario! Grazie. Complimenti. Bene, grazie, perché so che diversi hanno anche chiuso, quindi voglio dire, è un servizio di utilità, tante volte uno ha bisogno. È un'alternativa che offriamo a tutti i clienti che lo vogliono, che lo richiedono, noi siamo a completa disposizione. Grazie Alberto. Grazie mille a te.